che mi rivolgi dove io possa rispondere. Io le ho detto, le ho chiesto. Prima cosa mi dite tu. Ma non ce ne fanno proprio una persona di tanto lignaggio, non mi permetterei proprio di darlo. Ma grazie a uomo, ma fare poco c'è poco lo spiritoso. Vai. Che c'è uno che mi sta riprendendo, mi faccia domande giuste. Vabbè, questo se riusciamo, se va tutto a buon fine, va in onda su Savarese alle 14:30. Il guastatore? Il guastatore, il gufo? No, no, il gufo? Noi non portiamo gufi su questo punto. Ce ne sono due, no, ci sono i gufi. Maresciallo. Signor maresciallo, non ci tolgo il cappello, non ci tolgo. Maresciallo, un commento su Bruno Mandragora, maresciallo. Ah sì. Dica qualcosa sull'agrico dell'isola. Noi c'ero. Beh, sì, è lo stadio San Francesco questo, Peppe. San Franceschino c'era. Mi dica. Beh, io su Bruno Mandragora devo dire sia nel bene che nel male. Allora nel bene e nel male, prima nel bene però, io personalmente ci ho mancato da Ischia per cose mie, problemi miei, da un mese. Un poco due partite non le abbiamo giocate, uno non avendo impegni più diretti, più degni per passare meglio una giornata particolare e di non andare sull'isola per, diciamo, a vuoto. A vuoto si intende andare avanti, indietro, poi uno giustamente si esaurisce. Mi rendo conto che per un professionista del tifo questa è una cosa fondamentale, però non ha risposto alla nostra domanda. La domanda che tu mi hai rivolto a Bruno Mandragora, mister Bruno, chiamiamolo mister Bruno Mandragora, e chiamiamolo perché no, perché secondo la partita di domenica, che è per 29:30, non si rischiava di pareggiare con una squadra ultima in classifica, con tutti i meriti, scusa, e la loro buona apparizione dell'Oppido Lugano, ovviamente una squadra che costruita per un eventuale, come mi auguro e come si augura la gente di Ischia, di tornare ai professionisti dopo quasi 24 anni, e più o meno sono 24 anni che l'Ischia manca dalla Serie C, e adesso maresciallo, un pronostico per oggi. Io dico che l'Oppido come minimo doveva pigliare 5 palloni a Ischia. Ma non esiste che tre volte davanti alla porta allora mi sta dicendo che Mandragora resta un bel mistero. Con queste parole le voglio dire che Mandragora dalla tribuna dove era posizionato per la sua squalifica insieme ai tifosi dell'Oppido, e noi dalla tribuna centrale, io e altra gente di invocavamo Bruno cambia, oppure se stai facendo, oppure le vedaniese te lì, ecco, in senso napoletano, non vuoi mettere a Margieri in banchina, con tutti i rispetti di Silvano Margieri, però Margieri è il direttore sportivo, non può dare un giudizio tecnico alla squadra come esprimersi. Allora un pesce puzza dalla capo, ma giustamente un pesce puzza dalla testa, ovviamente non puoi compromettere un campionato per una cazzata e per una pezzeria.